sul far della sera il clima è tornato finalmente accettabile, ma devo dire che la terza edizione del trofeo Collina Dragonara si è corsa sotto una canicola estiva. Ciò nonostante è andato tutto benissimo. L'organizzazione della Running Free Pescara con il patron a capo del comitato locale Tonino Di Silvestro hanno allestito ancora una volta una corsa podistica bella, ben organizzata, familiare, con il sorriso, esattamente come deve essere il podismo. Distanza abbastanza breve, 6,5 km con salite, discese, però era quello che ci voleva, perché con una temperatura vicina ai 40 gradi davvero non si poteva fare diversamente. Adesso si sta un po' meglio, mentre in piazza la gente sta assistendo alla finale del campionato europeo di calcio tra Italia e Spagna. Giorgio Di Clemente, il vice sindaco del comune di San Giovanni Teatino, che è stato molto vicino a questa manifestazione, perché Dragonara vuol dire podismo. Bravo, veramente è proprio vero, Dragonara vuol dire podismo. Come Dragonara ringrazia Tonino Di Silvestro, che è l'organizzatore di questa bella manifestazione. Ci tengo a precisare, come già è stato detto durante la manifestazione, lui questa sera c'è lo svolgimento della terza marcia Dragonara. Ma io voglio ricordare che Tonino è l'ideatore, diciamo, quello che ha fatto nascere la Marcia Longa di Dragonara, insieme al suo staff, insieme al suo gruppo che per 25 anni l'ha portato avanti, e oggi ha iniziato questa nuova avventura. Veramente grazie a lui e grazie a chi pratica lo sport, perché è proprio vero, lo sport è vita. A capo dell'organizzazione il patron Tonino Di Silvestro per questa terza edizione del trofeo Collina Dragonara. Ma Dragonara nel mondo del podismo significa tradizione, significa storia, perché è una storia che va avanti di fatto da quasi 30 anni. Effettivamente quest'anno è 28 anni, è stato riniziato un altro nuovo manifestazione, per cui è il terzo trofeo Collina Dragonara. Il sottoscritto ha voluto che prendevamo un'altra iniziativa di cui sono fiero dei miei collaboratori e altrettanto dei miei sponsor, che mi dà ancora una mano a attuare. Grazie all'amministrazione comunale nuovo e quello vecchio lo stesso, perché ci ha portato ad arrivare a questa edizione, il terzo trofeo Collina Dragonara. Tonino, quello che ti posso dire anche girando tra le varie gare podistiche in Abruzzo e non soltanto, è che qui a Dragonara si respira davvero un'aria piacevole, familiare, perché lo spirito del podismo principalmente è quello. Beh, effettivamente è diventata una storia da Dragonara, è incominciata nel 1984, sempre dal sottoscritto. Abbiamo festeggiato i 25 anni con il vecchio turno, più che altro una soddisfazione personale. Now I am crawling in, so I can't wake up anymore. I try to make a deal to find the blinding door. Here we go. In campo maschile la vittoria è andata a Daniele Grande, un 41enne abruzzese che gareggia per una società marchigiana, il Grottini Team. Quando ci sono salite e discese, per Daniele Grande è tutto più facile, per gli altri invece è tutto più difficile. Daniele ha letteralmente trionfato, niente da fare per Di Basilio, che aveva vinto nella passata edizione, niente da fare nemmeno per il terzo in graduatoria Alessio Bisogno. In campo femminile la gioia di vincere a Dragonara, a San Giovanni Teatino, se l'è tolta la pugliese giovane Paola Castellana. Lei è esperta delle gare su pista, dei 3000 siepi, ma si diletta anche nelle gare su strada, ha vinto bene,
senza bisogno della volata contro in particolare Elisa Gabrielli e contro la romana Chiara Cruciani. Anni e non sentirli quando ci sono le salite, le discese, anche la pianura e quando ci sono condizioni climatiche difficili, scommettete su Daniele Grande e una garanzia, ha vinto lui. Sì, oggi oltre a temere gli avversari che avevo, oggi c'era da temere anche il caldo. Ho trovato un percorso nuovo rispetto a come ero abituato negli anni precedenti, però per fortuna il chilometraggio è stato più corto oggi e ci ha aiutato. Non stai gareggiando moltissimo negli ultimi mesi, diciamo così, però quando gareggi timbri il cartellino sempre in maniera molto positiva. Sì, diciamo che quando uno si presenta in gara fa sempre la gara, quindi bisogna preparare la gara sempre al meglio, quindi non è che puoi fare tantissime gare, però vengo anche da un infortunio, quindi non posso gareggiare molto. 41 anni, per te gli anni non passano evidentemente, Daniele. Beh no, gli anni si cominciano a sentire, però cerco sempre di lottare per rimanere sempre in forma. Due parole, un giudizio sul trofeo Collina Dragonara a cui tu sei particolarmente affezionato. Sì, ho trovato, il percorso l'ho trovato molto, molto bello. E poi il ristoro, meno male, oggi c'era su tutti i punti, quindi è andato tutto bene, sì. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too Castellana, lei è la vincitrice del terzo trofeo Collina Dragonara, un buon test in vista di quali obiettivi stagionali, Paola? Diciamo che adesso gli obiettivi sono quasi conclusi perché io sono promessa, quindi ho già fatto i campionati italiani di categoria e quindi adesso per ora non ho nessun obiettivo perché adesso la stagione è quasi finita, quindi si riprende, farò a settembre qualche altra gara su pista perché preparo principalmente le gare su pista. Faccio queste gare su strada più che altro per allenarmi, quindi per ora non ho nessun obiettivo. Infatti ho deciso di fare questa gara venerdì, non era in programma. Io sì, vivo a Pescara perché studio qui, però sono pugliese e quindi mi diverto a fare queste gare qui. Bello il percorso perché il paesaggio era bello, tutto in salita,
divertente, dai. Però per una siepista come te qualche salitella non dovrebbe essere un problema. No, no, infatti io non ho sofferto la salita, ma ho sofferto la discesa. Più brutte le discese delle salite. Però se si è allenati si può fare tutto. È stata una gara abbastanza tranquilla, cioè sono partita avanti e ed è finita subito. Cioè sono arrivata e mi hanno detto mancano 400 metri. Ah, bene, non l'avevo capito che era così corta. Oltre 140 alla partenza, un numero comunque buono considerando il clima davvero terribile per una gara podistica. E poi i tanti ragazzini che hanno fatto da contorno. Ragazzini belli, bravi, sorridenti, che sono un vero spot per lo sport. Ci ha fatto una sorpresa Giovanni De Benedictis, olimpionico di marcia, medaglia di bronzo a Barcellona del 92, per una gara podistica semplice, che però Giovanni ci fa respirare quell'aria familiare che ci piace tanto per l'atletica, che forse non c'è più. Infatti, si parte dalle cose semplici, poi è anche una buona occasione per rivedere qualche vecchio amico. Devo dire che oggi è stata una giornata particolare, un caldo così intenso non si vedeva da parecchie estati. Oggi sono scappato dal mare, quindi ho detto tutto. Per il resto è una cosa carina, si rivedono un po' di persone, veramente appassionate, perché per venire con queste condizioni bisogna avere tanta passione. Tra l'altro ha vinto nella gara maschile un ragazzo, Daniele Grande, che ha quasi la tua età, classe 1971, tu sei un 1968, sicuramente è un amico anche tuo. Sì, sicuramente, una vecchia conoscenza. Infatti si vedono coetanei e figli di coetanei che nel frattempo hanno trovato il modo di trasmettere la loro passione ai loro figli. Abbiamo già detto più volte che Giovanni De Benedictis, dal momento in cui si è ritirato dall'attività agonistica, si è un po' allontanato dall'atletica. La tua presenza qui vuol dire che forse ti stai un po' avvicinando dal punto di vista emotivo oppure no? No, vabbè, ma lo sport preso a piccole dosi si può fare. E poi vabbè, il mio lavoro mi prende tantissimo, quindi comunque devo anche pensare alla mia vita e purtroppo devo godermi i miei piccoli momenti di libertà. Giovanni De Benedictis, per chi non lo sapesse, è carabiniere. Adesso ci sono le Olimpiadi di Londra, manca pochissimo all'Olimpiade. Quando senti la parola Olimpiade, tu che hai vinto una medaglia importantissima a Barcellona nel 92 nella 20 km di marcia, che cosa ti viene in mente, che emozioni provi? Beh, un tuffo nel passato, poi se pensiamo che anche quest'anno forse potremmo essere salvati dalla marcia, perché non vedo altre possibilità di poter vincere una medaglia, quindi mi metterò lì davanti alla televisione, o se ce ne sarà l'occasione andrò anche magari con un paio di giorni a Londra a vedere quella manifestazione in particolare.